Blefaroplastica. Il cedimento dei tessuti palpebrali è uno dei principali segni di invecchiamento del viso che si manifesta sia nelle donne che negli uomini tra i 35 e i 55 anni. In passato era possibile intervenire esclusivamente con la chirurgia, metodo valido tuttora, ma al contempo molto invasivo e traumatico, che per questo ha indotto gli addetti del settore a studiare alternative valide che hanno portato a un decisivo e provvidenziale miglioramento della tecnica. Oggi infatti è possibile ottenere gli stessi risultati, se non addirittura migliori, con un approccio decisamente più soft. In alternativa alla blefaroplastica chirurgica e oltre alla blefaroriduzione no bisturi, c'è infatti la endoblefarolaser, una tecnica assolutamente all'avanguardia che garantisce risultati ottimi in brevissimo tempo e senza alcun tipo di trauma né di dolore, se non una sensazione di leggero calore che durerà solo il tempo della seduta. Ai giorni nostri avere delle palpebre giovani e toniche è un traguardo raggiungibile senza bisturi e senza correre alcun rischio. Viene utilizzato l'endolift laser da 1500 nanometri che termina con una fibra ottica di soli 100 micron che viene introdotta senza procurare alcun fastidio nel tessuto sottocutaneo della palpebra superiore o in quella inferiore. Tutta l'energia del laser viene canalizzata sulla punta della fibra ottica, così da esprimere al massimo le sue performance in un unico punto, dove, con un leggero movimento a raggiera, il dottor Raffaele Siniscalco muoverà la stessa all'interno del tessuto sottocutaneo, intervenendo in questo modo sul cedimento palpebrale. La seduta avrà una durata variabile a seconda dell'estensione delle aree da trattare, e cioè da un minimo di 20 ad un massimo di 30 minuti. L'effetto lifting viene garantito dal laser che attraverso la sottilissima fibra ottica prova una contrazione dei setti fibrosi del tessuto sottocutaneo, che si accorceranno gradualmente nel tempo. Il risultato è del tutto naturale e riscontrabile in parte da subito, per poi assestarsi nei successivi 3-4 mesi. Non essendo un intervento chirurgico, non si manifestano gonfiori, edemi e nemmeno ematomi, niente punti di sutura e quindi nemmeno un post-intervento. Il paziente presenterà semplicemente un leggero rossore che scomparirà nelle ore successive e potrà nell'immediato riprendere la sua vita di sempre. Il trattamento è unico, ma se il grado di lassità cutanea è eccessiva, dopo 6 mesi è possibile effettuare un'ulteriore seduta. Un'alternativa non chirurgica, quindi non invasiva, è anche la blefaroriduzione laser, non ablativa, che interviene eliminando la cute e il grasso in eccesso attraverso un flusso convogliato termico di elettroni che effettua delle piccole conizzazioni del diametro di 1 mm ciascuna e che hanno una distanza di circa 2-3 mm l'una dall'altra. Attraverso questo sistema soft viene asportata immediatamente in maniera simmetrica e uniforme la pelle in eccesso e la palpebra risulterà da subito ridotta con delle piccolissime crosticine che scompariranno entro 4-5 giorni. Non essendo un intervento chirurgico, anche in questo caso non è previsto il ricovero, non è doloroso e non esiste un periodo post-operatorio. Da subito è possibile riprendere la vita di sempre. Nella norma sono necessarie da 1 a 3 sedute a distanza di 15-30 giorni l'uno dall'altra, a seconda dello stato iniziale e dalla risposta del paziente. Per maggiori informazioni o chiarimenti è possibile chiamare il numero verde 800-038-400 oppure fissare un appuntamento allo 06 372 2244.